Il titolo del libro è Arte o guerra, e ruota tutto attorno al fatto se cosa consista l'abilità dei calciatori. E a me piace ricordarlo perché in tutto quel viaggio io continuavo a chiedere a tutti i brasiliani se secondo loro fosse migliore Pelé o Garrincha. Non ho mai trovato un brasiliano che mi dicesse che il migliore era Pelé. Tutti dicono che il migliore era Garrincha, e poi andando avanti negli anni si è capito perché. Questo è il nome. Perché si può raccontare un campionato di calcio, una passione per una squadra, in questo caso l'Atalanta, anche attraverso il diario di un professore di scuola, il professor Caudano. Non è mai facile il lunedì successivo a una domenica di retrocessione, tanto più se piove con cupa insistenza e se maggio fa di tutto per sembrare novembre. Il professor Caudano è arrivato a scuola per tempo, discretamente bagnato i bordi dei pantaloni e soprabito chiaro. Un indumento del tutto fuori moda che in giorni come questo usa tuttavia indossare, sia per comodità, sia per omaggio alla memoria di suo padre, che glielo regalò dopo la vittoria del concorso ordinario. Siede Caudano nella sala professori ancora deserta, mette ordine nel suo cassetto e intanto rimugina sulla rete del pareggio, subita nel finale dell'Atalanta contro il Bologna. Un'autorevole realtà, la vista è rivista in televisione e non si capacita di una serie di errori così gravi. Questo, il 10, è un libro dedicato a una squadra tedesca, si chiama Eiser Union, l'Unione del Ferro. È una squadra della Germania dell'Est. Quando c'era il regime comunista, era la squadra che si opponeva alla Dinamo di Berlino, che era una squadra finanziata dalla Stasi, la polizia segreta. I tifosi dell'Union Berlin erano i cosiddetti contestatori. Quando la Germania si è riunificata, e loro sono entrati nel grande circolo calcistico, sono diventati i più grandi contestatori dello show business, e oggi la rivendicano con orgoglio sugli loro spalti la loro appartenenza all'est e non all'ovest. L'inno della loro squadra lo canta Nina Hagen, una cantante punk, ed è una cosa assai trascinante. 11. Saggio sul pallone e la condizione umana, Platone e il calcio, perché si può parlare di calcio anche come Heidegger e il genio calcistico di Beckenbauer, il gioco di Maradona e la fantasia di Vico, le giocate e le idee di Pelé e Parmenide, il divino Falcao a centrocampo con Platone, il calcio secondo Hegel e secondo Vico, Sartre, il pallone e il nulla. Perché, come diceva Gadamer, chi non prende sul serio il gioco è un guastapeste, e prendersi il gioco dei filosofi è veramente filosofare, e questo è Pascal. Questo è freschissimo di stampa, è una cosa uscita pochi giorni fa, si intitola I guardiani, ovvero i portieri, perché il portiere è una figura letteraria per eccellenza del gioco del calcio, non a caso Peter Anke, prima del calcio di rigore, uno dei grandi romanzi del Novecento, lo dedica proprio a un portiere. E Marco Balestaci, che è anche un cantante blues e che è molto bravo, ha appena pubblicato un libro nel quale racconta le storie di 5 portieri che si intersecano in qualche maniera: Bert Trautmann, Tony Turek, William Vecchi, Giuseppe Perucchetti. E sono storie che, assemblate, danno il fascino.